Sono quasi le 8 di mattina, dobbiamo solo allestirla per partire. Quindi, sono le 6 e qualcosa di mattina e tra poco si parte per una nuova avventura. Appena trovo le forze per alzarmi. Le trovo, eh? Un secondo. Vediamo. Primo reset. Ci siamo. Oggi primo motovlog del canale. La moto ce l'abbiamo, sono quasi le 8 di mattina, dobbiamo solo allestirla per partire. Quindi, la cosa più bella di cui mi sono reso conto è che allestire una moto è come fare un Tetris, soprattutto in questo caso. Quindi ho capito che la combinazione, una delle combinazioni vincenti è questa. Prendo le mie due ciabatte e invece di averle in giro a cazzo le metto così. E la base l'abbiamo fatta. Al primo giro che non ho ripreso, lo zaino l'ho messo con questa parte rivolta verso il basso, incastrando questo qua dentro. E ha un grande vantaggio, ovvero il fatto che si muove il meno possibile. Però ha un grande svantaggio, il fatto che se poi vado in una zona con il fango diventa un po' un problema. Quindi ho preso questo lenzuolo che non uso più. Lo metto, volevo metterlo così, in modo tale da evitare di inchiavicare lo zaino. Termine tecnico. Prendere lo zaino e posarcelo sopra. È solo un esperimento, infatti non è proprio tanto il massimo. Proviamo a girarlo. Allora, non è stata una brutta idea. Devo soltanto capire come fare. Ok. Quindi adesso ci siamo, devo soltanto fissarlo. Fissiamo anche questo al tutto con questi cavi. Da 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 da. Il primo lo mettiamo qua. Cavo di fissaggio alfa. Perché alfa? Boh, fa figo. I due zaini si sono incastrati perfettamente, proprio in una morsa d'amore che ti terrà bloccato per sempre. Poi se ne cade tutto, però è un altro discorso. E adesso manca l'ultimo, che è questo qui, che lo facciamo passare da qui a qui. Però devo fissarlo un po' meglio, devo fargli fare qualche giro, che altrimenti non fa il suo dovere. E voilà, in meno di un'ora, dai, 10 minuti, abbiamo fissato il primo con un incastro perfetto con la prima cinghia, aggiungendoci il secondo zaino legato a quello di sotto, in un incastro, cioè, proprio aerodinamico, che abbiamo fatto. E poi abbiamo aggiunto quest'altra cinghia, che è un po' più morbida di questa, e facendoci un po' di giri per renderla il più tesa possibile, senza esagerare. Con questo asciugamano che dovrebbe impedire di inchiavicare lo zaino lato schiena. Siamo pronti! Adesso mancano soltanto due cose. Questa qui, che è una protezione solare. Adesso sono le 8, il sole è decente, ma ho testato sulla mia pelle che senza questa comincia a diventare viola tutto il giorno sotto al sole. Infatti qui le persone, se le vedete, durante il giorno sono completamente coperte, cioè proprio tipo burka, che il sole fa malissimo qua, ma in realtà anche in Italia, soltanto che siamo sempre a maniche corte. Questa roba qui mi impedisce di ustionarmi. Divento un po' un puffo, però per una giusta causa. Siamo puffi, siamo così. Poi, seconda cosa, non meno importante,
e come riprenderò il tutto. E lo farò, essendo un motovlog, con questa. In che modo? Ho un attacco qui che mi permette sia di tenerla in questa posizione in modo tale che mi si vede la faccia, sia di poterla tenere in questa posizione in maniera tale che si vede avanti. Ma non è finita, perché abbiamo anche un attacco qui del casco che mi permette di avere una visione frontale della moto. Quindi triangolazioni con due attacchi. E potreste pensare che è finita qui, e invece no, perché mentre vado in moto, se parlo, come si fa a sentire? Con questo, che è un microfono, termine tecnico, pulce, che andrò a inserire qui nella GoPro, e questo lo attacco dentro al casco con il nastro americano. Sarà un po' uno sbattimento, perché non ero preparato al massimo per fare i motovlog, però avendo un sacco di tempo a disposizione, con una camera, triangolazioni, con l'audio pure, ha voglia di fare. Almeno in teoria. In pratica dobbiamo vedere. La cosa bella è capire adesso dove è. Il microfono lo posso mettere qua. Microfono mi sa che lo attacco qui, così non è troppo vicino alla bocca. Eccolo qui. È un po' scomodo perché ho questo cavo che esce dal casco e arriva alla GoPro. Questo non è il sistema migliore, anche perché non mi sono visto nessun tutorial. È un'idea che mi è venuta, ma senza un senno logico. Dovrebbe funzionare. Probabilmente ci sono altri sistemi, però questo mi sembrava quello più immediato. Però non prendetela come soluzione definitiva, perché non penso lo sia. Però è funzionale. Quindi, ricapitolando, chiavi moto, borsa piccola, borsa grande, casa, GoPro, microfono, occhiali, casco, protezione solare, c'è tutto. Dobbiamo solo chiudere casa. E queste le mettiamo. Un nascondiglio figlio di Lupin. Mettiamo il cancello. Ciao casa, ma quanto sei bella, Speranza. Casco, cioè occhiali ci sono, accensione, al primo colpo, bye. Va bene, adesso passiamo da questa inquadratura a questa inquadratura. Speriamo si senti qualcosa.